Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlare ancora insieme a voi di questo stranissimo, meraviglioso e alquanto ambiguo cubo che c'è e oramai che avete visto, mi auguro tutti, nella mappa di Fortnite. È ovvio che sia la cosa più sulla bocca di tutti, soprattutto in questo finale di stagione dove appunto abbiamo visto ragazzi il completo esaurimento della crepa nel cielo. Ragazzi, il nostro cielo di Fortnite torna ad essere pulito, senza più nessuna crepa spazio-temporale, ma ragazzi ovviamente sappiamo tutti quello che ha generato la crepa. Ragazzi, abbiamo visto una clip ieri mattina nel mio video, quello classico, la voce, quello classico delle news delle 7:30-8. Oggi ragazzi abbiamo due parole da spendere su questo cubo che sembrerebbe veramente essere di nuovo legato al signor Spaccatutto. Ragazzi, non a caso appunto sto utilizzando la skin dello Spaccatutto per questa registrazione. Eccolo qui ragazzi in tutto l'ama a profusione, come si dice, eccolo qui ragazzi in tutto il suo splendore. Come avete appena visto ragazzi, ci siamo imbattuti nella onda energetica, chiamiamolo così, del cubo. Ragazzi, cubo enorme che fa un rumore incredibile ragazzi, e cubo che nasconde ragazzi un qualcosa che vi dirò tra pochissimo. Eccoli ragazzi, questi simboli che abbiamo appena visto, e che se guardiamo bene possiamo comunque, attenzione a non avvicinarci troppo perché ci spinge indietro. Come vedete ragazzi, intanto il cubone ci dà lo shield. Voi state notando che il mio Spaccatutto ragazzi sta recuperando shield, e già qui secondo voi perché? Questa già è la prima domanda. Secondo voi perché riprendiamo shield quando siamo vicino al cubo? Boh. Ma ragazzi, io vorrei parlare con voi e farvi andare a vedere la schermata di caricamento numero 8 ragazzi, quella ve la faccio vedere, la guardiamo insieme, la schermata di caricamento numero 8 della season numero 4 è molto interessante ragazzi, ve la ricordate? Adesso la andiamo a recuperare insieme, è quella in poche parole dove c'era lo Spaccatutto. Eccola qui ragazzi, questa schermata dove c'è lo Spaccatutto mostra, se andiamo a guardare bene dentro il colore rosa, che ci sono dei collegamenti con i simboli che vengono proposti anche nel cubo. Adesso l'andiamo a settare così ce la guardiamo mentre avviamo una nuova partita, perché volevo farvi vedere e parlarvi appunto della teoria. Ci sono i simboli legati alla schermata di caricamento, che è lì che smanaccia ragazzi, smanaccia su dei simboli che ragazzi sembrano essere dei simboli Maya. Questa teoria che sto per dirvi ragazzi è la più interessante che ho letto nei commenti del mio video precedente, quello di ieri mattina, dove vi chiedevo appunto di darmi un vostro parere sul perché è apparso questo cubo e su che cosa serve veramente questo cubo. Allora, sembra davvero che sia collegato con la season 4, quindi geniali quelli di Epic Games ad aver rifatto un richiamo addirittura 8 settimane fa per un collegamento con il tanto amato, ahimè quanto dimenticato, Spaccatutto. Il ragazzo che sto per citare, che è quello che mi ha dato secondo me la teoria migliore, si chiama IMT-Nivek, che dice: Xyuder, questa è la mia teoria, questo cubo ha delle lettere Maya al di fuori, ed è vero, l'abbiamo visto. Questo sta a significare che, essendo appunto i Maya le persone che hanno predetto l'apocalisse nella vita reale, ed è vero ragazzi, il calendario Maya prevede l'apocalisse in una maniera in cui intendono non è proprio la fine del mondo, ma è la fine di un'era. Comunque non pensate che esplode tutto, non abbiate paura, non è, perché non si è ancora avverata.
l'ultima profezia dei Maya. Questa è storia, che cioè, Piero Angela, porco Giuda. Come si dice, che hanno preso l'Apocalisse nella vita reale, magari quel cubo Maya, tra virgolette, potrebbe avere all'interno un'energia talmente potente che se dovesse esplodere causerebbe una vera e propria apocalisse. Per quello che intendiamo noi come Fortnite, potrebbe causare la distruzione della mappa di Fortnite. Il che ci starebbe come ulteriore refresh delle location nella season numero 6. E non è terminata. Questa apocalisse probabilmente si baserà sulla distruzione di una buona parte della mappa, magari partendo appunto dalla zona del deserto. E questa teoria, che dice lui, gli viene in mente perché le skin che sono uscite nella season numero 5 sono due skin che assomigliano molto ai samurai. Il Musha e quell'altro sono appunto uscite proprio in concomitanza con l'uscita del cubo, ragazzi, e sono persone antiche. Tra l'altro, ragazzi, anche il tempio, quello che stiamo vedendo qui, è palesemente, ragazzi, lo andiamo a vedere da un'angolatura un pochettino più larga, è palesemente una ziggurat, ovvero sia una piramide Maya, ragazzi. E questo potrebbe davvero essere tutto ciò che legherebbe lo spaccatutto che abbiamo capito possa comunicare con il passato, quindi capire il linguaggio Maya ed utilizzarlo, con sia la season 5, quindi il cubo, sia con la season 6. Quindi, ragazzi, quelli di Epic Games hanno fatto una genialata, hanno praticamente legato in un colpo solo, hanno legato tre season, season 5, season 4. Una lode al pomodoro, non posso non farla davanti al pomodoro, ragazzi. Questo sembra davvero una teoria che a me ha colpito parecchio, che io reputo essere molto molto interessante e molto molto simile ad una veridicità, vuol dire potrebbe essere vera, ragazzi, in poche parole. Però io, ragazzi, vi chiedo a voi di dirmi che cosa ne pensate della teoria dello spaccatutto e del road trip che potrebbero unirsi o scontrarsi per far sì che quel cubo non faccia il suo lavoro. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, vi ricordo che sono in vacanza, quindi, ragazzi, da domenica 25 agosto fino al 5 settembre troverete sempre ogni mattina alle 2:15 il video dello shop, alle ore 7:30-8 del mattino il video delle news e dalle 13 alle 16 la live. Quindi, ragazzi, non faremo quella serale. Poi, quando torneremo, ovviamente tutto tornerà come prima. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, mi raccomando, se vi è piaciuto. Iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo presto! Scrivetemi qua sotto se ne pensate che questa teoria sia giusta. Ciao!